Avezzano caccia della sesta vittoria consecutiva per consolidare il primo posto in classifica e tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici Giulianova e L'Aquila. Alle De Marzi arriva un Delfino Curi Pescara, reduce da due sconfitte consecutive, ma con la quarta miglior difesa del torneo. Torti sceglie Blanco di fianco a Dos Santos, con Crass a sostituire lo squalificato Besana. Nel Delfino Bonati opta per Di Giovacchino, Lupo e Polletta, alle spalle di Rosini. Fase di studio prolungata, manovra lenta dell'Avezzano, che non trova spazi tra le linee compatte dei pescaresi. La partita cambia volto in 60 secondi tra il 27esimo e il 28esimo. Falco centra il palo da fuori area, sulla ribattuta spreca Rosini che spara su Venditti. Sul ribaltamento di fronte l'Avezzano non perdona. Lombardo va al cross basso per la zampata di Martin Blanco, che si conferma rapace d'aria e porta i marsicani sull'1-0. Col vantaggio i biancoverdi, oggi in rosso, ritrovano ritmo e geometrie. Al 35esimo ci prova anche Bisegna, che è il piede caldo ma trova l'opposizione di pugno di calore. I primi 45 minuti sono tutti qui. Nella ripresa l'Avezzano entra in campo deciso e chiude il match allo scoccare del sesto minuto. Bisegna aziona Dos Santos, che protegge il pallone e spara in diagonale il 2-0. Gol numero 20 per il brasiliano, sempre più al comando della classifica marcatori. Bonati manda in campo i pezzi pregiati Massa, Gob e Marzucco, ma sono i biancoverdi a controllare la sfida. Al 18esimo Bisegna mette in mostra anche il piede meno nobile, ma serve il colpo di reni di calore per evitare il tris. Il Delfino si scuote poco dopo la mezz'ora, prima con Gobbo che spedisce in curva dopo un buon triangolo con Rosini, e poi con Di Stefano, che approfitta di un errore in uscita di Zanon ma trova attento Venditti, fin lì inoperoso. Nel primo dei 4 minuti di recupero arriva il 3-0 con la galoppata di Sassarini, che apre un'autostrada per il Nentato Pendenza, che va sul destro e chiude la pratica. Gol numero 53 in 17 giornate per l'Avezzano, che resta a più 8 sulla Giulianova con due partite in meno e si laurea campione d'inverno al termine del girone di andata. Per il Delfino, terza sconfitta di fila e vittoria che manca da più di un mese. Mister, oggi è arrivata una vittoria, possiamo dire, da capolista, da squadra matura, squadra che ha sbloccato una partita che poteva essere sicuramente complicata. Delfino, la quarta migliore difesa del campionato, è venuto qui nel primo tempo, si stava difendendo bene, l'avete sbloccata, poi nel secondo tempo con maturità, gestione, e poi sono arrivati gli altri due gol. È vero, hai analizzato bene la partita, ma noi... Io ai ragazzi avevo detto che era una partita non semplice, perché loro nella fase di non possesso lavorano molto bene, si difendono benissimo e poi ripartono anche bene, perché c'hanno giocatori che hanno gamba, per cui era una partita difficile, ma noi oggi abbiamo fatto vedere veramente una maturità che fa ben sperare per il proseguo, perché la gestione della partita è stata molto molto buona da parte dei ragazzi, per cui sapevamo che non dovevamo innervosirci se non riusciamo a sbloccarla subito, e è successo questo di fatto. Abbiamo fatto gol, poi l'abbiamo gestita, abbiamo rischiato pochissimo e poi sono venuti altri due gol, però devo dire che la squadra veramente oggi ha dimostrato grande maturità. Siamo con il capitano, il portiere Calore. Dunque, andando a sintetizzare, no, questa partita, in un minuto è successo che avete centrato il palo e poi sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol dell'Avezzano. È questo l'episodio che forse senz'altro ha indirizzato, no, la partita? Sì, come la legge del calcio, no? Gol mangiato, gol subito. Però c'è da dire che comunque penso che l'Avezzano non si aspettasse che noi venissimo qui a giocare la partita. Comunque nel primo tempo abbiamo subito il tiro in porta del gol, poi un altro di Bisegna quando eravamo rimasti in 10 un attimo per l'infortunio di un giocatore. Quindi ci possiamo ritenere comunque soddisfatti della prova, ovvio che non lo siamo appieno perché punti a casa non abbiamo portati, però siamo consci che continuando con questo spirito poi i punti sicuramente arriveranno.